Qualcuno deve ricominciare. Allora, intanto diamo il benvenuto ad Anna Bissi, che ha accettato il nostro invito. L'abbiamo conosciuta io in Chiama quest'estate in un corso di Pera e ci siamo dette, vogliamo assolutamente offrire questo contributo anche alle nostre maestre artigiane, perché l'abbiamo trovato molto arricchente e avete visto che il tema in generale del percorso di quest'anno è sperimentare la fragilità. Qualcuno di voi si è partecipato, come di voi, a una messa con il vescovo di inizio anno ieri. Anche lui ha sottolineato come questi due anni che abbiamo passato, soprattutto per noi della scuola, ma anche in generale per tutta l'umanità, per dire dai bambini, genitori, adulti, famiglie, tutti quanti noi ci sentiamo un po' più fragili, no? Con delle sensibilità diverse, con i nervi un po' più scoperti da quello che abbiamo passato. E quindi abbiamo pensato che questo percorso potesse essere utile un po' per tutti noi. Allora, Anna Bissi è psicologa, psicoterapeuta, è laureata in lingue e letterature moderne, in psicologia, e poi ha una testa di psicologia, un dottorato presso la Pontificia Università Gregoriana, opera come psicoterapeuta a Vercelli, a Torino, e stamattina parlavamo anche altre zone, un po' dappertutto, diciamo così. Ha scritto numerosi testi, e sempre sul tema psicologico e anche spirituale, collabora con diverse riviste, e un aspetto anche molto interessante per noi, che ha avviato con alcune sorelle una nuova esperienza di vita consacrata con questa fraternità della trasfigurazione nella diocesi di Vercelli. Che adesso in parte, ecco, una piccola parte ha fatto una gemmazione, giusto il termine, per cui c'è anche Dasti, ovviamente lo saprete, che c'è una piccola nucleo anche in vescovado, e questo è molto bello. Il titolo di oggi, della relazione di oggi, è Fragilità in età evolutiva. Ostacolo o stimolo alla crescita? Vogliamo vederlo come punto interrogativo? Sarà un ostacolo o può diventare uno stimolo alla crescita? Quindi queste crisi che abbiamo sentito, abbiamo visto che anche soprattutto sia i nostri ragazzi, ma anche molti gli adolescenti, hanno vissuto questo periodo davvero come una maggiore fragilità rispetto a quella consueta, che comunque già caratterizza l'età. E quindi vedremo un po', ci faremo un po' accompagnare su come trasformare quelli che apparentemente sembrano solo delle grandi difficoltà in magari qualcosa che ci può aiutare come stimolo. Per le comunicazioni poi un pochino più diciamo tecniche, non faremo proprio l'intervallo, pensavo di fare un piccolo intervallo tra una prima parte e una seconda parte. Vedete che nelle sedie intermedie ci sono dei fogli, se qualcuno durante l'intervento ha in mente qualche domanda, qualche riflessione, lo può già comunque scrivere, così diventa forse più semplice per le risposte successive. E te lascio la parola ad Anna, la ringrazio davvero di essere venuta da noi. Grazie a voi, con la mascherina. Bene, buongiorno. Il tema che ho scelto, che mi è stato... Riuscite a sentirmi anche là in fondo? Sì? Bene. Se non riuscite me lo dite. Il tema che ho scelto, la fragilità dei bambini, l'età evolutiva, ostacolo, stimolo per la crescita, avrà, come vedrete, una parte introduttiva dove parleremo in generale della fragilità. Perché dobbiamo riconoscerlo, la fragilità non è solo una caratteristica dell'età evolutiva, ma, come dirò, è una caratteristica dell'essere umano. E poi invece cercherò di affrontare dei problemi più precisi e più specifici che possono interessarvi direttamente proprio come docenti. Quindi vorrei iniziare con una citazione di, lo chiamerei un grande vecchio, tra virgolette, perché in effetti è molto anziano, Eugenio Borgna, questo psichiatra novarese che ad ancora più di 90 anni, ancora scrive libri e tiene conferenze, e ha scritto un interessante libretto
libretto solo perché è minuscolo, non per il contenuto, proprio sul tema della fragilità. E Borgna scrive: qual è il senso di un discorso sulla fragilità? Quello di riflettere sugli aspetti luminosi o oscuri di una condizione umana che ha molti volti, e in particolare il volto della malattia fisica e psichica, della condizione adolescenziale con le sue vertiginose ascese nei cieli stellati della gioia e della speranza e con le sue discese negli abissi dell'insicurezza e della disperazione, ma anche il volto della condizione anziana lacerata dalla solitudine, dalla noncuranza, dallo straniamento, dall'angoscia della morte. La fragilità, e lo sottolineo, negli slogan mondani dominanti è l'immagine della debolezza inutile e antiquata, immatura e malata, inconsistente e destituita di senso. E invece, aggiunge Borgna, nella fragilità si nascondono valori di sensibilità, di delicatezza, di gentilezza, di dignità, di intuizione dell'indicibile e dell'invisibile che sono nella vita e che consentono di immedesimarci con più facilità e con più passione negli stati d'animo e nelle emozioni, nei modi di essere esistenziali degli altri da noi. Ecco, con il linguaggio poetico tipico di Borgna, in pratica ci ha detto che la fragilità, attualmente considerata unicamente come l'immagine della debolezza inutile e antiquata, può essere stimolo e fonte di crescita. Egli quindi mette in risalto proprio questi due volti e le possibili differenti interpretazioni che possiamo attribuire alla fragilità: debolezza inutile o antiquata, oppure stimolo per la crescita e la trasformazione. Non tutte le età hanno guardato alla fragilità nello stesso modo, ma giustamente, come dicevo, Borgna sottolinea che nella nostra cultura essa è l'immagine della debolezza. Allora noi oggi ci chiederemo molto semplicemente: ma è davvero solo così? È solo segno di una debolezza antiquata? E cercheremo di capirlo, direi, da due punti di vista. Uno può essere il nostro punto di vista personale, perché non dobbiamo negarlo: la fragilità è ciò che accomuna ogni essere umano. Possiamo accettarlo o rifiutarlo, ma è un dato di fatto realistico. L'altro punto di vista sarà quello pedagogico, perché io penso che sia una questione importantissima nella nostra epoca interrogarsi su come gestire la fragilità, proprio perché, come dirò in seguito, la nostra epoca potrebbe essere anche definita come l'epoca della fragilità negata. Tanto per darvi un esempio, il tabù dell'Ottocento e dell'inizio Novecento era il sesso, no? Il tabù era il sesso, ma il tabù della nostra epoca è la morte, cioè la fragilità, nella sua massima espressione. Ecco, allora ci chiediamo: come interpretare la fragilità? E qui, per dare una risposta, cito la pedagogista Anna Maria Mariani, la quale, in un testo interessante a proposito proprio di questo tema, sottolinea come il termine fragilità può essere interpretato in tre modi diversi. Perché fragile può significare caduco, cioè effimero, destinato a soccombere, a venir meno. Possiamo dire: l'essere umano
è un essere fragile per il semplice fatto che è inserito in una storia, in un tempo e che si orienta verso una fine. Però fragile può significare anche altro, cioè può essere sinonimo di delicato, fragile perché poco resistente, cagionevole. Si dice infatti, per esempio, quella persona ha una salute fragile proprio perché è poco resistente. E poi troviamo una terza accezione dove fragile significa incerto, pericolante, instabile, perché soggetto a prove troppo grandi, quindi può cadere e crollare. Per esempio, noi diciamo, quella persona ha un equilibrio fragile e quindi pensiamo che basta un piccolo trauma per provocare problemi importanti. Quindi, caduco, delicato, o incerto, pericolante, instabile. Questi i tre possibili significati che possiamo attribuire alla fragilità. Tre concetti diversi che tuttavia evocano un'unica paura, cioè quella di infrangersi bruscamente e di spezzarsi. Non per niente il vetro è fragile, la porcellana è fragile. Se lascio cadere la bottiglietta in plastica non capita nulla, se lascio cadere una bella tazza di porcellana si disintegra. Ecco, questa è una prima enunciazione che vorrei però riprendere in modo un po' più analitico. Come vi dicevo all'inizio, questa prima parte può servirci a livello personale, almeno io ho trovato estremamente interessante riflettere su questo tema e ho trovato interessante prima di tutto per la mia vita, poi posso trovarlo interessante anche per i miei pazienti. Allora riprendiamo questi tre concetti che, come dicevamo, evocano un'unica paura, quella di infrangersi. Ecco, la fragilità come caducità rimanda a un significato, diciamo, ontologico, esistenziale, cioè che riguarda il nostro essere e il nostro esistere. Noi siamo fragili perché non siamo eterni. La fragilità è costitutiva dell'essere umano. Dice un grande filosofo, Heidegger, quando un uomo nasce è abbastanza vecchio per morire. Ecco, l'affermazione può quasi far sorridere, però è anche drammatica. Quando noi nasciamo siamo già abbastanza vecchi per morire. Quindi siamo tutti esposti all'esistenza che è fonte di fragilità. Non siamo invulnerabili, non siamo protetti dai rischi della vita. Questo non significa che dobbiamo soccombere alla fragilità, no, ma che è un dato di fatto, è una realtà. Adesso mi permettete di fare una citazione che non dipende dal mio stato di vita, ma da un testo che mi affascina. Io sono affascinata dai primi tre capitoli del libro della Genesi che troviamo nella Bibbia, il primo libro della Bibbia, ma ne sono affascinata perché secondo me è in assoluto il più bel testo di antropologia. Secondo me in questi tre capitoli troviamo tutto ciò che si può dire sull'essere umano. Poi è vero che ce li hanno raccontati come una fiaba, la storia della mela che di fatto non esiste, o tutti gli altri aspetti che possiamo aver imparato al catechismo. Però, secondo me, e proverò anche a dire qualcosa oggi, in nessun testo si parla, attraverso naturalmente a un linguaggio simbolico, in modo così preciso dell'esistenza umana.
Allora, rispetto alla fragilità, questo testo, questi capitoli ci dicono che cosa? E ci raccontano di un Dio che crea, poi uno può crederci o non crederci, eh? Io non discuto su una questione di fede, discuto su un testo che appartiene alla storia dell'umanità e che con immagini estremamente poetiche ci aiuta a comprendere noi stessi. Per esempio, questo testo ci dice che l'uomo è stato creato così. Dio ha plasmato dalla terra, dall'argilla, e poi ha insufflato in quest'uomo un alito di vita. Che cosa vuol dire questo? Ecco, secondo me è uno dei simboli più belli per esprimere la realtà umana. Perché ci dice, primo, che siamo fatti di argilla. Lo scrittore avrebbe potuto dire che siamo stati forgiati col metallo, o che siamo stati scolpiti col marmo, e invece ha scelto l'argilla, che è come dire che siamo stati creati di una materia fragile che può infrangersi. Ma nello stesso tempo, in questo uomo creato con l'argilla, Dio ha passato qualcosa del suo respiro, del suo alito di vita, quindi l'ha reso partecipe della sua vita. Ecco, questo è un modo, come vi dicevo, poetico per esprimere la grandezza e la fragilità dell'essere umano. L'argilla è fragile, se cade si spezza, si crepa. Però quest'uomo non è solo un essere fatto di terra, ma partecipa della vita di Dio. Ecco, la stessa realtà potrei dirle attraverso un racconto giudaico che amo molto, molto breve ma molto incisivo. Rabbi Bunam disse ai suoi scolari: ciascuno di voi deve avere due tasche per poter mettere la mano ora nell'una, ora nell'altra, secondo il bisogno. Nella destra stanno le parole, per me è stata creata la terra. E nella sinistra io sono terra e cenere. Cioè, noi dobbiamo attingere a queste due verità di noi stessi. E a mio parere, il compito dell'essere umano è di mantenere un costante equilibrio fra queste due dimensioni. Perché io uso sempre questa immagine: noi camminiamo su una strada che a fianco ha due burroni. Uno è il burrone della grandiosità, di illuderci di essere onnipotenti. Pensiamo al narcisismo della nostra epoca, di cui parlerò dopo ancora, no? Guidare a 250 all'ora sull'autostrada, o tutti gli sport estremi, o i giochi spericolati che fanno i ragazzi, o i rischi con l'alcol, con la droga, eccetera. Sono i segni, le manifestazioni di un'immagine onnipotente di sé. A me non capiterà. Però c'è un altro burrone, che è altrettanto pericoloso, e cioè il burrone del non credere a noi stessi, del non apprezzare il nostro valore, cioè il burrone della disistima personale. Quindi il compito dell'essere umano è di trovare l'equilibrio fra queste due dimensioni e quindi di scoprire che, anche se lo dico tra virgolette, anche se siamo fatti di argilla, questa nostra fragilità non è un dramma, perché dentro di noi custodiamo una grandezza, il nostro valore prima di tutto,
la nostra dignità in primo luogo. Ecco. Guardandoci però dentro, vediamo che spesso facciamo difficoltà a trovare questo equilibrio. E allora, che cosa capita, no? Quando si tratta di venire a patti con la nostra fragilità. Ecco, che cosa capita nella realtà? Perché spesso questo equilibrio è difficile e questo, tra l'altro, dipende molto da come abbiamo vissuto e come vivono le persone i primi anni della nostra vita. E quindi tutto questo sottolinea l'importanza della vostra professione. Perché è difficile trovare questo equilibrio. E ancora una volta ricorro al testo biblico che in un modo, in un linguaggio poetico, ci descrive la realtà. Che cosa capita quando l'uomo si rende conto della propria fragilità? La Bibbia lo descrive in questo modo. I due si accorsero di essere nudi. Ma questa nudità non ha niente a che fare con la sessualità, togliamocelo dalla mente. È la nudità della fragilità, di essere esposti. A me colpisce, per esempio, il fatto che molti miei pazienti sognino di ritrovarsi nudi in pubblico. Perché? Perché nell'inconscio comune umano la nudità è il simbolo dell'essere esposti, dell'essere fragili. E che cosa ci dice ancora il testo biblico? L'uomo si accorge di essere nudo e si nasconde. Infatti Dio lo cerca e gli dice: dove sei? Ma non perché non sapesse dove era, no? Ma perché questo dove sei vuol dire: ma come ti collochi rispetto a te stesso, no? È un po' come quando i ragazzi dicono: ma sei fuori? Ecco, la Bibbia non ce lo dice con questa espressione, ma dove sei è un modo per dire: e tu, tu, Anna, per esempio, dove ti collochi nella tua esistenza e rispetto alla tua fragilità? Ecco, il testo prosegue dicendo: ho udito il tuo passo, ho avuto paura e mi sono nascosto. Ecco, l'essere umano si comporta così. Di fronte alla fragilità tende a nascondersi e spesso la nasconde anche a se stesso. E poi, come l'ha nascosto il primo uomo? Il racconto della Genesi ci dice che ha intrecciato foglie di fico. La psicologia contemporanea ci dice una cosa simile, certo, non utilizza un'immagine così poetica, ma ci dice che l'essere umano tende a difendersi. L'essere umano tende a difendersi. E io credo che nella vostra esperienza, non solo personale, ma anche professionale, voi constatiate questo, perché credo che molti dei problemi che si creano dopo che l'alleanza scuola e famiglia si è incrinata nasce proprio dal fatto che i genitori tendono a sviluppare atteggiamenti molto difensivi rispetto a se stessi e ai loro figli. Poi cercherò di descriverli in un modo un po' più dettagliato. Per ora ci limitiamo a dire questo, che l'essere umano, con la sua grandezza e la sua debolezza, fa fatica a riconoscere questi aspetti della sua persona e tende o ad eccedere in uno
o ad eccedere nell'altro e di conseguenza a trovare degli escamotage, delle foglie di fico, dei meccanismi di difesa che lo proteggono, che lo tutelano da questa paura che invece possiamo affrontare. Perché, lo dico tra parentesi, ma è una delle mie convinzioni più radicate, il grande, grande nemico dell'essere umano è la paura. Il più grande nemico dell'essere umano. Noi magari siamo tentati di pensare che è l'aggressività, ma se noi non avessimo paura dell'altro, non saremmo aggressivi. Il più grande nemico dell'essere umano è la paura. Quindi adesso abbiamo preso in considerazione la fragilità dal punto di vista esistenziale. Vorrei soffermarmi ancora sugli altri due aspetti, forse un po' più velocemente. La fragilità appunto non è solo quella esistenziale. Fragile può essere anche sinonimo di delicato, di incompiuto. Ed è proprio questa la fragilità dell'età evolutiva, che è un'età incompiuta per eccellenza. Siamo fragili innanzitutto da questo punto di vista perché noi non possiamo essere noi stessi da soli. Cioè l'essere umano, per essere pienamente se stesso, ha bisogno di essere accompagnato nei primi anni di vita. Siamo fragili perché nasciamo bisognosi dell'altro per sopravvivere. Senza l'altro noi siamo umani in potenza, ma non in pienezza. Abbiamo bisogno, ognuno di noi deve percorrere un itinerario di umanizzazione. Recalcati lo dice bene nel suo testo a proposito della scuola, dove dice che la scuola è importante prima di tutto per questo, non in primo luogo per acquisire delle competenze, ma perché è un luogo di umanizzazione, cioè di relazione. Noi siamo e possiamo diventare pienamente noi stessi solo attraverso la presenza degli altri. Questo è ciò che è uno degli aspetti che differenzia enormemente l'essere umano dall'animale. La crescita umana è lunghissima. Quindi siamo fragili perché siamo bisognosi dell'altro per sopravvivere, ma anche perché la nostra crescita, il nostro sviluppo può essere letto come una serie di attraversamenti di zone di vulnerabilità. Pensiamo anche solo al bambino, no? Il bambino per diventare se stesso deve necessariamente attraversare delle zone di vulnerabilità. Tra di voi credo ci siano molte maestre della scuola dell'infanzia, basta pensare che cosa capita quando si inizia, no? L'anno scolastico e i pianti dicono nello stesso tempo una fragilità, la fatica del distacco, ma anche una acquisizione. Senza il distacco non ci sarà acquisizione di autonomia. Non c'è percorso evolutivo sano che non conosca la fragilità, perché l'alternativa a un percorso fragile non è un itinerario perfetto,
ma è una fissazione, cioè un blocco dello sviluppo. L'alternativa a un itinerario fragile, cioè senza incrinature, senza crisi, non è un itinerario perfetto. Siamo umani. Anzi, l'alternativa è una fissazione dello sviluppo. Fissazione, noi usiamo il termine spesso come sinonimo di ossessione, no? Quando una persona si lava le mani 100 volte all'ora, diciamo che è fissato, in realtà ha un'ossessione, una compulsione. Fissazione in termine tecnico è blocco dello sviluppo, si è fermato lì. Il mancato aiuto in epoca infantile ad accettare, a riconoscere la vulnerabilità fa sì che il bambino non progredisca, non diventi adulto, ma rimanga eternamente un individuo capriccioso, incapace di riconoscere le sue debolezze. E ricordiamo, lo metto tra parentesi, un principio fondamentale di psicologia, e cioè l'età cronologica, gli anni che io ho, non corrisponde all'età psicologica. Io posso avere 30, 40, 50, 60, 70 anni ed essere ancora un adolescente, ed essere ancora in alcuni ambiti della mia esperienza una bambina capricciosa. Quindi le fissazioni nel percorso evolutivo fanno sì che questa persona potrà ritrovarsi, questo bambino, questa bambina, potrà ritrovarsi a 40 anni e a fare ancora la bambina, ad essere ancora una bambina psicologicamente. Se le situazioni non si spezzassero, non vi sarebbero spazi di mutamento. Questo lo dice la Mariani, ma credo che per voi sia importantissimo, almeno da quel poco che io vedo, o poco o tanto, nelle famiglie. I genitori si preoccupano enormemente se un bambino attraversa una crisi. Enormemente, si inquietano, diventano ansiosi, vanno dal neuropsichiatra infantile, il quale poi... Com'è? Sì, per i casi dove è necessario, sì. Sì, oppure lo negano, è vero, dopo ne parleremo. Però c'è un'inquietudine che poi può trasformarsi in negazione, negazione nel senso tecnico del termine, cioè di meccanismo di difesa che impedisce di vedere la realtà. Ma senza crisi trasformativa non si può passare a una età ulteriore. Erik Erikson, questo grande psicologo dello sviluppo, che forse qualcuno può considerare un po' datato, ma che comunque è una pietra miliare della psicologia evolutiva, descrive tutto lo sviluppo umano come una serie di attraversamenti di crisi, no? Fino all'anzianità si cresce attraversando delle crisi, incominciando dalla crisi tra fiducia e sfiducia, autonomia, competenza, fino ad arrivare all'adolescenza, la crisi di identità, e poi l'età giovanile, la generatività e poi la crisi della mia età, spero, non ancora del tutto, cioè dell'ultima fase della vita. Però l'importante è assimilare questo concetto: non c'è maturazione, non c'è evoluzione senza crisi. Esiste poi un terzo tipo di fragilità, che è la fragilità
personale. Che cosa significa? Che ognuno di noi ha il suo modo personale di incarnare le sue fragilità. Il mio amico diceva ciascheduno ha le sue ciaschedunerie. Amava questo linguaggio un po' particolari. E questo possiamo applicarlo anche nell'ambito della debolezza, della fragilità. Ognuno di noi ha il suo modo, per alcuni aspetti simile a quello degli altri, di incarnare le proprie fragilità a livelli diversi, a livello fisico, perché noi siamo vulnerabili per il solo fatto di avere un corpo. Il corpo è una realtà che di per sé può essere oggetto di minaccia. Cado, mi spacco la testa. Quindi siamo fragili per il solo fatto di avere un corpo. E poi siamo fragili perché condizionati dal nostro inconscio, ci piaccia o non ci piaccia, c'è. E per esempio può farci rivivere con persone diverse le stesse esperienze che noi abbiamo fatto con le figure significative della nostra infanzia. E visto che tra di voi ci sono tantissime, credo, insegnanti della scuola primaria, quanti ricordi infantili ho collezionato da parte dei miei pazienti, e se devo dire la verità è sulla suora dell'asilo che mi ha deriso, mi ha svalutato, ha fatto vedere il mio disegno a tutta la classe, ha riso. Cioè sono ricordi che rimangono e che ci condizionano. Quindi la nostra fragilità è fisica, ma è anche psicologica, e non è sinonimo di patologia. Tutti siamo fragili dal punto di vista psicologico, ma non perché siamo patologici, ma perché siamo umani. E queste fragilità possono aiutarci anche a vivere meglio l'esistenza. Per esempio, permettetemi di citare ancora una volta, scusate perché è un po' fresco, ancora una volta Eugenio Borgna, il quale parla delle emozioni fragili e dice che sono fragili la tristezza, la timidezza, la speranza, l'inquietudine, la gioia e il dolore dell'anima, l'amicizia e le lacrime, che sono intessute di fragilità e che se non fossero fragili perderebbero immediatamente la loro significazione umana. Quindi, ancora dice Borgna, queste emozioni fragili hanno in sé le stimmate lucenti e dolorose dell'umanità ferita, ed è questo a renderle ancora più umane. E poi siamo fragili perché siamo fragili umanamente. San Paolo diceva: non faccio quello che voglio, ma faccio quello che non voglio. Siamo fragili moralmente. Quante volte ci siamo ripromessi di cambiare e poi siamo caduti nello stesso errore. Però, ecco, questo discorso sulla fragilità deve orientarci ad un sano realismo e non alla paura, perché il nostro più grande nemico, lo ripeto ancora, non è la fragilità, ma è la paura. E poi, mentre mi avvio alla conclusione, scusate, di questa prima riflessione, vorrei sottolineare un ulteriore aspetto, e cioè
Noi siamo strutturalmente fragili, ma sulle fragilità di una persona o di un bambino può influire enormemente il contesto sociale. Le fragilità di oggi non sono le fragilità di un tempo. E allora, anche se non è proprio il mio ambito, vorrei soffermarmi su due aspetti della nostra società che favoriscono una, la direi così, una fragilità fragile, cioè una fragilità inutile, una fragilità pericolosa. Ecco, il primo aspetto che vorrei sottolineare è quello che possiamo definire come la liquidità dei legami. Perché? Perché per accogliere e integrare la fragilità, vi ricordate il discorso dei due burroni che, in cui non dobbiamo cadere, quindi dobbiamo mantenere l'equilibrio, dobbiamo integrare. Ecco, per accogliere e integrare la fragilità all'interno di una visione positiva di noi stessi e del mondo, dobbiamo aver sviluppato, come dice appunto Erikson, nei primi anni di vita una fiducia di base, la capacità di credere che in questo mondo non siamo gettati, ma siamo accolti e custoditi. Perché la fiducia di base è la radice di due esperienze fondamentali per la maturità della persona, che sono l'attaccamento positivo, cioè quella possibilità di creare solidi legami, quindi la capacità di attaccarci ad un altro perché possiamo fidarci, e paradossalmente la capacità di separarci, di staccarci, no? E queste sono le basi per lo sviluppo dell'identità e della stima di sé. Ma se i legami sono indefiniti, instabili, mutevoli, è molto facile che il bambino sviluppi una identità fissa, non integrata. Massimo Recalcati, in quel suo libro, in quel suo bel libro Le mani della madre, ha un'immagine che io apprezzo moltissimo, perché descrive quello che spesso ritrovo poi nei miei pazienti, e parla del bambino meteorologo, e cioè di quel bambino che scruta non il cielo come fanno i meteorologi, ma il volto della madre per intuirne le emozioni. Questo per dare un'immagine, un esempio di ciò che può vivere il bambino, che ha bisogno di una solidità, di una realtà su cui appoggiarsi, di una stabilità, perché l'unico modo per venire a patti con la propria fragilità è quello di essere sostenuto e accompagnato da un genitore che, senza eliminare la consapevolezza del limite, incoraggia, rincuora e mette in risalto le capacità. È vero che hai perso nella lotta a judo, ma sei un ragazzino in gamba, sportivo, capace, eccetera. Piccolo fallimento non significa che non sei in grado. Però questo deve esprimersi anche a livello emotivo, affettivo, non solo le parole, ma soprattutto
le emozioni convogliano sentimenti di rassicurazione e di sicurezza, e in un contesto instabile questo è un po' più difficile. La liquidità dei legami rischia di essere confusiva. E poi vorrei notare, poi eventualmente ne discuteremo, un secondo aspetto che mi sembra molto importante, frutto di un fenomeno sociale che ha caratterizzato il mondo occidentale negli ultimi due secoli, e cioè un nuovo modo di considerare l'infanzia. C'è un modo, e voi credo siate più esperte di me da questo punto di vista, c'è un nuovo modo di considerare l'infanzia. Basta dire che nell'Ottocento, mi raccomando, non faccio giudizi di valore, ma nell'Ottocento il delitto per eccellenza era il regicidio. Nella nostra epoca è la pedofilia. Non sto dicendo che una cosa è migliore dell'altra o l'altra peggiore, sono entrambi delitti. Ma, scusate, il delitto per eccellenza nell'Ottocento era il regicidio, veniva ucciso il re, l'imperatore. Adesso è la pedofilia. Lo dico solo per illustrare come è cambiata la mentalità. Non faccio un giudizio di valore, anche se la pedofilia è un delitto terribile, però voglio solo sottolineare come la mentalità è cambiata. Ho fatto una piccola esperienza ultimamente, perché mi sono trovata in una situazione dove accanto a me stava una famiglia marocchina e ho sentito il papà che sgridava i bambini, e credo che per quella famiglia fosse un'esperienza normale, ma io ho dovuto tenermi al tavolo perché nella nostra cultura è un atteggiamento impensabile. Penso che i vicini avrebbero subito chiamato il telefono azzurro se un papà italiano avesse sgridato i bambini in questo modo. Ma ripensandoci, ho detto, forse per i miei nonni, io sono molto più anziana di noi, ma per i miei nonni, magari anche per qualche genitore delle mie coetanee, era normale sgridare così. Adesso osserviamo un grande progresso. Il bambino non è più lasciato a se stesso, ma un progresso che manifesta alcuni punti di fragilità. Allora, non fraintendetemi, perché quando si fanno questi discorsi le persone poi pensano, ma allora lei vuole che ritorniamo ai tempi dell'autoritarismo? No, non voglio questo, sto solo sottolineando come all'interno di un grande progresso ci siano alcuni punti di fragilità. E a che cosa sono collegati? Oggi il bambino non è più il frutto di un lieto evento, no? Ma è il prodotto del desiderio dei genitori. Infatti, in genere, prima di nascere, il bambino è desiderato e programmato. La mia generazione non si domandava se era desiderato o no, si nasceva, ma adesso i bambini lo chiedono, mi hai voluto? O gli adolescenti, o i genitori stessi ne parlano, certe volte drammaticamente. Quante mamme confessano alle figlie, io non ti volevo, ma poi sei arrivata, o ai figli. Quindi, cosa buona direte voi e cosa buona dico anch'io. Però la psicologia ha spesso messo in risalto come il figlio possa rappresentare il prolungamento del desiderio dei genitori. Una psicoterapeuta, psicanalista francese, Catherine Ternenc, ha scritto un bellissimo libro che si intitola L'uomo di sabbia,
parlando proprio dell'uomo del giorno d'oggi, perché si è resa conto, penso sia più o meno una mia coetanea, si è resa conto di qualcosa di cui anche io mi sono reso conto, di come i pazienti sono cambiati. Nel giro di 40 anni le persone si sono completamente trasformate, completamente. E l'uomo di Savia, secondo la Terlenk, è l'uomo d'oggi. E all'interno del suo libro tratta anche della genitorialità e mette in risalto come oggi, prima di essere di carne, di materia, il figlio è di sogno. E il sogno è intessuto di desideri segreti, di proiezioni di ideali, di lampi di memoria, dice la Terlenk. E quindi ciò che è profondamente cambiato nella nostra epoca è che il figlio è oggetto di quello che gli psicologi chiamano investimento narcisistico dei genitori. Ciò significa molto concretamente che più che nel passato il figlio non è solo figlio. Il figlio è progetto, è oggetto di identificazione, è colui o colei che è deputato a realizzare i sogni e le aspettative dei genitori. Per questo motivo, dice la Terlenk, oggi si parla del bambino re, che designa una rappresentazione del bambino al quale tutto sembra dovuto e a cui gli adulti si inchinano. È uno degli psicanalisti evolutivi che stimo di più nel panorama italiano, Pietro Polli Charmé, usa l'immagine del bambino d'oro, ma è sempre la stessa immagine. Come? E adesso lo spiego meglio. Un bambino, quindi, che non conosce la fragilità. Posso rispondere subito dicendo che è positiva l'attenzione che è stata data da 2 secoli in qua al bambino, ma non è positiva questa proiezione sul bambino della necessità che risponda ai sogni dell'adulto. Questo è pericoloso, perché è come dire al bambino tu devi essere così, e se lui non è così? Vi dirò che cosa capita se lui non è così. Un bambino che non conosce la fragilità, perché la fragilità spaventa i genitori. Basta pensare che cosa capita talvolta, se non spesso, nel passaggio tra l'ultimo anno della scuola primaria e il primo anno della scuola media, dove spesso il preadolescente, coinvolto nelle sue problematiche evolutive e spaventato dai cambiamenti, non ottiene più i successi scolastici che ha ottenuto nella scuola dell'infanzia e incomincia a mostrare paure e fragilità. E allora che cosa capita? I genitori sono fortemente delusi degli insuccessi del bambino re e del preadolescente che non è più bambino re. E spesso non gli offrono supporto, lo squalificano, lo svalutano e gli impediscono di riorganizzare una nuova percezione del sé, che è un compito evolutivo fondamentale della preadolescenza. Ecco, mi avvio alla conclusione. Ritengo sia difficile compito attuale del docente tutelare il bambino da questi eccessi, cioè da questo tentativo
di rafforzare quelle che possiamo definire le immagini onnipotenti infantili, cioè del bambino che pensa, perché gli viene detto: io posso tutto, io sono meglio degli altri. Un bambino che riflette l'ideale del genitore che, come dicevo prima, vuole, magari frustrato, vuole realizzare se stesso nel figlio. E per questo sognerà per il figlio tutto il bene possibile. La Terneng cita un suo paziente che ha chiamato la figlia Eden, cioè paradiso terrestre, no? Già solo il nome che le ha dato è un programma, Eden, no? Il giardino dell'Eden. Già il nome è un programma per dire quante aspettative questo uomo si faceva rispetto alla figlia. Che cosa capita nei genitori? Prevalgono alcune modalità difensive, quelle che prima ho definito come le foglie di fico che noi ci mettiamo quando ci scopriamo fragili. Ma se mio figlio, per così dire, è un prolungamento di me stesso, a cui ho dato il compito di realizzare me stessa, queste foglie di fico non riguardano solo me, ma riguardano anche lui. E io ve ne cito tre, poi le riprenderò nella seconda riflessione. Il primo atteggiamento difensivo del genitore di fronte alla fragilità del bambino è la squalifica. Eri deputato a diventare l'oggetto della mia realizzazione se non ti manifesti, non ti dimostri all'altezza dei miei sogni, ecco che ti squalifico, ti svaluto, ti dico che non vali niente. Quando sono arrabbiata ti aggredisco e metto in questione la tua stima. Ma perché? Perché io non tollero la tua fragilità, che è semplicemente una fragilità umana, perché è un bambino e un bambino non è onnipotente. Quindi la prima modalità, che poi spesso si accentua nella preadolescenza, è la squalifica. Quanti padri competitivi squalificano il figlio preadolescente? Ma la preadolescenza è l'età della fragilità. Pietro Poli Charmé ha una bellissima immagine. La preadolescenza è quell'età in cui il ragazzo o la ragazza si guarda allo specchio e si chiede: che cosa verrà fuori? Il cigno, no? Da Bruttana Troc, o il mostro? Non lo sa, lo vedrà dopo. Quindi un primo atteggiamento difensivo del genitore è la squalifica. Il secondo atteggiamento è l'ipervalutazione. Un minimo successo, ipervalutazione. Il bambino viene ipervalutato. Già nella scuola dell'infanzia, infatti, si trova questa tipologia di bambino sprezzante, che squalifica magari anche il docente, ma che squalifica gli altri, spesso aggressivo. E questo che cos'è? È il frutto dell'ipervalutazione dei genitori e spesso anche dei nonni, che mandano a questo bambino il messaggio: tu sei capace, sei il più bravo, distruggilo, no? Quando i genitori, ma anche nella scuola primaria, vanno a vedere la partita di pallone, si sente che gridano distruggilo e che insultano l'avversario, no? E questo è un modo per favorire un'immagine
onnipotente nel bambino, un'immagine narcisistica che non integra il limite. Per cui questo o sbatterà la testa contro il muro o sarà continuamente ipersicuro di sé e continuerà a disprezzare gli altri. E poi c'è un terzo atteggiamento che è quello dell'iperprotezione e della proiezione. Di fronte alla proiezione, quel meccanismo di difesa che proietta, cioè che attribuisce la colpa all'esterno, e che è quello di cui voi siete vittime, cioè quello che avviene quando voi provate a dire ad una mamma, ad un papà, che il loro bambino ha un minimo problema e siete aggredite, non capite, la colpa è vostra che non valutate il piccolo genio. Queste, secondo me, sono delle modalità molto presenti proprio a causa di questa ipervalutazione presente nella nostra società rispetto al bambino. Come diceva un mio amico, quando io ero bambino andavo a casa e dicevo a mio padre: il maestro mi ha dato una sberla, e la soluzione era che il mio papà me ne dà un'altra. Non è il metodo migliore, eh? Però inutile che vi spieghi io, perché lo sapete meglio di me, se non dico voi date uno strattone a un bambino, ma se gli fate la minima critica. Ecco, io concluderei qui e poi riprendiamo. Allora, se avete ancora 2 minuti di tempo, 2 minuti, vi suggerirei, se volete, di fermarvi 2 minuti, se volete parlare con la vostra vicina, ed eventualmente già di formulare una domanda, un interrogativo, una richiesta di spiegazione, ma 2-3 minuti in fretta, e poi ci diamo, facciamo il nostro intervallo, va bene? Quindi i momenti intermedi magari per la protezione anche cellulare, adesso è molto, va bene. Cercherò di sintetizzare perché sono già alle 11, ma questa parte vuole essere forse più positiva rispetto a quella precedente, vediamo. Comunque, prima vi dicevo che il genitore che non accetta la propria fragilità non accetterà nemmeno quella del figlio se lo percepisce come un prolungamento della sua persona. E le reazioni più normali saranno o la drammatizzazione della fragilità del figlio, quindi l'ansia, la tensione, la svalutazione, oppure la negazione, spesso accompagnata, come dicevo, dall'attribuire a chi fa notare la fragilità, per esempio il docente che dice che forse il bambino in alcuni ambiti ha un problema, l'attribuzione al docente o ad altri dei problemi del bambino. Però dicevamo che la fragilità non è semplicemente una realtà da eludere, ma che oltre a rappresentare un'esperienza imprescindibile dell'esistenza, rappresenta anche uno stimolo e una possibilità di crescita. Già prima affermavo che nessun cambiamento può avvenire senza crisi, senza punti di rottura, e che appunto l'alternativa non è, come alcune correnti psicologiche tendono ad affermare, l'alternativa alla vulnerabilità e alla crisi
non è la realizzazione di sé, quello che i francesi chiamano l'épanouissement, cioè lo sbocciare spontaneo, ma è il rimanere bloccati a un livello primitivo di sviluppo. Vorrei ulteriormente precisare che sono soprattutto due gli ambiti in cui l'esperienza di fragilità può favorire la crescita, e sono due facce della stessa medaglia, ma anche i due aspetti fondamentali dell'essere umano, e vale a dire la capacità di relazione e l'immagine di sé. La fragilità può creare problemi in queste due aree, capacità di relazione e immagine di sé, ma anche stimolo e sviluppo di queste due aree. Allora, in questa riflessione ci chiederemo qual è il rapporto tra fragilità e maturazione di queste due dimensioni, immagine di sé e relazione con gli altri. Il primo aspetto è questo, e sorrido, poi vi dico perché. La percezione e l'accettazione della fragilità favoriscono un sano realismo, perché noi siamo ciò che siamo e è utile per noi accettarlo per due motivi fondamentali. La consapevolezza di ciò che siamo non ci aiuta a nutrire sogni irrealistici, ma ci aiuta a valorizzare ciò che siamo. Quando io dico noi siamo ciò che siamo, non intendo dire che non possiamo crescere, però che dobbiamo anche accettare ciò che siamo. Il bene è sempre concreto e la crescita comporta anche l'accettazione della realtà. Perché? Perché lo sviluppo del nostro io, della nostra immagine di noi stessi, implica o riguarda due dimensioni: il nostro io reale e il nostro io ideale. Dobbiamo crescere perché la realtà si avvicini sempre di più all'ideale, ma l'ideale deve avere uno sfondo realistico. Il mio supervisore, di cui ricordo ancora dopo tanti anni gli esempi molto concreti, diceva: se sei alta 1,40 e pesi 90 kg, non puoi fare la ballerina alla Scala. Ora, io ho detto questo a un gruppo, ad un peli, prima di voi, e ho avuto una levata di scudi, che mi sembra proprio il riflesso del rifiuto della realtà e della fragilità. Perché io non ho detto che se sei alto 1,90 e sei alta 1,40 e pesi 90 kg non puoi ballare. E non ho nemmeno detto che non puoi diventare una ballerina, ma è ovvio che non puoi diventare una ballerina alla Scala, perché sennò romperesti la schiena a Roberto Bolle, diciamola così. Ma questa levata di scudi mi ha stupito molto. Esatto, ma una levata di scudi anche abbastanza polemica, quasi avessi ostacolato un ipotetico sviluppo e realizzazione di una persona. Ma la nostra realizzazione parte sempre dalla realtà di ciò che siamo. Al massimo possiamo pensare che puoi cercare di dimagrire, allora magari potrai nutrire delle aspirazioni. Ma la levata di scudi mi ha fatto molto riflettere, perché mi è sembrata proprio la manifestazione della negazione della fragilità che caratterizza la nostra epoca. Quasi io avessi, come dire, sottolineato un limite per definirlo negativamente, per impedire la crescita di una persona.
invece di leggere la cosa come un invito a un sano, a un sano realismo, perché nutrire sogni irrealistici è fonte di estrema frustrazione. Il fatto di dover accettare ciò che siamo non significa che non possiamo desiderare di cambiare e realizzare questo sogno, ma partendo dalla realtà. E nella società liquida questo è molto difficile da accettare, ma è estremamente rischioso. Mi verrebbe da dire che in ogni società è un po' difficile da accettare, se pensiamo alla favola della rana e del bue, no? La ricordate, della rana che voleva diventare come il bue, poi a forza di bere scoppiata. Ma è importante accettare ciò che siamo in una prospettiva di sviluppo, di crescita, di trasformazione. E questo vale per il bambino, per l'adolescente e per l'adulto. E questo tema credo non sia irrilevante perché, come dicevamo, spesso i genitori hanno degli atteggiamenti difensivi rispetto ai loro figli. Ritengono che le loro doti siano uniche e non possono accettare la fragilità che è normale nell'infanzia. E questo rischia di bloccare la crescita, proprio per il motivo a cui accennavo in precedenza, e cioè il nostro io non è una realtà unidimensionale, ma è una realtà complessa e unidimensionale solo in caso di patologia, no? Se io penso di essere Napoleone Bonaparte o la Madonna, il mio io ideale coincide con quello che io penso sia la mia realtà. Ma nella normalità l'io ideale e la realtà di ciò che sono devono sempre distanziarsi. Se ciò non avviene, si blocca lo sviluppo. Ma spesso il genitore tende a far coincidere queste due dimensioni, la realtà e il desiderio, l'io ideale e il bambino d'oro e l'io attuale, reale, che sono entrambi appunto il bambino d'oro o il bambino re. E questo ha un effetto drammatico, che già constatiamo guardandoci intorno e che voi sperimenterete a scuola, cioè il favorire lo sviluppo di tratti narcisistici. Perché? Perché il narcisismo non è ciò che noi spesso pensiamo sia, cioè spesso noi diciamo quella persona è narcisista per dire che è esibizionista, che tende a vantarsi. Ma il narcisismo è proprio quello che descrivevo prima, la mancanza di distinzione, di differenziazione tra il sogno, l'ideale e la realtà, che fa sì che il bambino e poi l'adulto neghino, non riconoscano il loro limite e accrescano in modo onnipotente l'immagine di sé. Spero di essere riuscita a spiegarmi, eh? Ma come mai avviene questo? Questo avviene perché nel normale sviluppo umano il bambino necessariamente attraversa una fase narcisistica. Come mai? Beh, voi sapete che all'inizio della vita il bambino non distingue tra se stesso e il mondo. Poi incomincerà a non distinguere tra la simbiosi, io e la mamma, e il mondo, no? E poi, poco per volta,
quando incomincia a dire io, quando concepisce uno schema corporeo, il bambino si differenzia, cioè la mamma, poi il papà, poi l'oggetto esterno in ogni caso, sono diversi da me. E quindi ecco la prima fase fondamentale di differenziazione, dove inizia la vera strutturazione dell'io. Ma questa fase ha un'altra caratteristica. Questo bambino che è stato giustamente, perché era fragilissimo, che è stato accudito, viziato, coccolato, pensa che è viziato, custodito e coccolato perché può tutto, no? Può tutto. È la cosiddetta fase onnipotente, dove il bambino costruisce un'immagine di sé completamente irrealistica, perché quella è stata la sua esperienza. Tutti hanno fatto quello che lui voleva e di cui aveva bisogno, no? Quindi la fase narcisistica, onnipotente, chiamiamola come vogliamo, in cui il bambino incomincia a dire io, ma si pensa capace di tutto, in diritto di tutto, è una fase che tutti abbiamo attraversato, fa parte dell'esistenza. Il problema capita e avviene molto di frequente oggi, perché a questa fase molti bambini rimangono fissati. Vi ricordate, la fissazione è un blocco dello sviluppo. Rimangono fissati perché non sono aiutati a guardare la realtà. E quindi, non ricevendo mai un no, non essendo aiutati a vedere il loro limite, non possono passare alla fase successiva. La fase successiva è quella in cui il bambino è aiutato a sperimentare il suo limite, no? Se fai questo, non ti darò quello. Se ti butti dal tavolo, ti fai male. Se vuoi la Nutella, però poi non ti do il bignè, no? Degli esempi, non so, se fai delle cose spericolate, sarai punito nel senso di limitato. Ma se un bambino non fa l'esperienza del limite, pur crescendo, si continua a considerarsi in termini grandiosi, che spesso sono accompagnati dal disprezzo degli altri. Deve passare alla fase successiva. La fase successiva è quella in cui il bambino passerà dall'euforia, in cui ancora si ritiene bravo, capace, felice delle sue conquiste, alla scoperta della sua fragilità. Sono caduto e mi sono fatto male. Abbiamo giocato e lui è arrivato primo, che i genitori devono imparare a riconoscere e a sostenere. Non so se sono riuscita a spiegarmi, ma c'è una fase della vita, che è quella dopo il narcisismo, in cui il bambino oscilla tra due immagini discordanti del suo io, perché per la prima volta riconosce il suo limite. Poi avrà davanti tutta la vita, perché la cosa fa fatica anche a noi, avrà avanti tutta la vita per poter dire a se stesso: ho questi limiti, ma sono una persona che vale e di cui io stima e che gli altri stimano. Cioè, per integrare la fragilità presente e riconosciuta all'interno di un'immagine positiva di se stessi. Ma se non è aiutato a riconoscere che Francesco è arrivato prima di te
nella corsa perché è stato più forte, ma i genitori gli dicono: ah, Francesco, uno stupido, ti ha ingannato, rimarrà sempre lì. Non riconoscerà il modo realistico che può perdere, che non può essere sempre il primo, che non è il più in gamba di tutti, e dunque manterrà a 30, 40, 50, qualsiasi età, un'immagine grandiosa di sé. Esatto, è un'educazione alla frustrazione, certo, è proprio questo, è questo che manca, oppure che è troppo accentuato. Ecco, non sempre i genitori sono capaci di gestire questo importante equilibrio fra le due percezioni dell'io. E in genere si dividono in tre tipologie di adulti. Adulti, mi avvicino, quelli che vedono solo il limite, quelli che lo negano, e dunque la colpa è sempre degli altri, oppure quelli che oscillano e che dunque non offrono al bambino nessun appiglio per costruire una solida immagine di sé. Perché un giorno dicono: ah, ma Francesco non è in gamba, non vale niente, tu sì che sei bravo anche se arrivi per ultimo nella corsa, e il giorno dopo dicono: ma tu sei un cretino, perché arrivi sempre ultimo. A questo mi permetto di aggiungere ancora un'altra categoria. No, poi potrete obiettare, è un mio punto di vista e sono disposta a discutere, a cambiare. Cioè, mi pare che oggi si noti una accentuazione dell'accettazione delle fragilità. Penso alla dislessia, discalculia, disgrafia, la cui tutela viene richiesta come un diritto, dimenticando che talvolta, soprattutto quando il problema è, a me sembra che avvenga spesso, certificato senza che ci sia una reale corrispondenza nella realtà, quindi dimenticando che questa accettazione può in futuro essere dannosa per il bambino. Non so se mi sono spiegata, ma la mia impressione è che ci sia un'eccessiva disponibilità a certificare certi problemi che forse con un approccio pedagogico e didattico più mirato potrebbero essere risolti. Io ho l'impressione che i genitori si arrendano troppo facilmente di fronte a certi problemi e non stimolino il bambino perché possa da solo risolverli. Poi è vero, io non nego l'aspetto opposto e non nego nemmeno il fatto che nel passato moltissimi abbiano sofferto perché la loro difficoltà non veniva riconosciuta. Quello che metto in questione è una eccessiva, io direi passività, il ricorrere allo strumento più facile, possiamo dire dopo? Oppure, no, dica. Va bene. Ricorrere allo strumento più facile, dimenticando che nel futuro questo potrà creare dei problemi, non più nel bambino ma nel ragazzo, nell'adulto. Se ci fosse una capacità
sostenuta e pedagogicamente gestita bene, di risolvere il problema evitando una certificazione, il bambino e poi il ragazzo attraverserebbero le tappe normali della scolarità e quando fosse arrivato il momento del lavoro avrebbero più possibilità. Ecco, questo è il mio pensiero, quello dell'eccessiva arrendevolezza di fronte ad una fragilità che non è stimolata. Questo ci aiuta ad affrontare un altro aspetto, e cioè la fragilità è uno stimolo che può favorire la resilienza. Uno stimolo che può favorire la resilienza, la forza dell'io. Simone Weil diceva: la grandezza nell'uomo sta nella capacità di ricreare la sua vita, ricreare ciò che gli è dato. Io ho letto con molto piacere il libro di Mario Calabresi, non so se lo conoscete, La mattina dopo. Lì non parla di bambini, ma di adulti resilienti, di cui l'autore è il simbolo, perché è stato licenziato da direttore di Repubblica dalla sera alla mattina ed ha dovuto ricrearsi una vita. Ma anche sua madre, la moglie del commissario Calabresi, è una donna estremamente resiliente. Se vi fa piacere, ascoltate l'intervista che le ha fatto il figlio, la trovate online dal titolo La memoria alle gambe. Io l'ho trovata stupenda. Ma la resilienza è quella capacità di affrontare la difficoltà e la frustrazione che le persone possono sviluppare se la loro fragilità non è negata, se è accolta e diventa oggetto di stimolo per una crescita ulteriore. Se la fragilità è drammatizzata ed è letta semplicemente come qualcosa che deve essere accettato e che fa di te una vittima, non potrai mai diventare una persona resiliente. Quindi spetta agli adulti stimolare e sostenere, non cercare le foglie di fico e gli alibi per non affrontare. Abbiamo visto le paraolimpiadi, che resilienza in queste persone. E poi, questi due aspetti, cioè la fragilità come stimolo ad accettare la realtà e come occasione di resilienza, riguardava l'immagine di sé. Adesso, molto brevemente, perché mi rendo conto che il tempo scorre in fretta, vorrei anche sottolineare però che la fragilità è occasione per crescere nella capacità relazionale. Prima di tutto perché saper accettare la propria fragilità significa riconoscersi umani. A me piace usare l'espressione consustanziali, cioè siamo fatti tutti della stessa carne, ma carne non significa solo materia, ma anche della stessa fragilità e della stessa grandezza. Se no, l'alternativa drammatica è pensarsi per tutta la vita o superiori o inferiori agli altri. E sia l'una sia l'altra dimensione sono estremamente controproducenti e negative. Se abbiamo sempre bisogno di pensarci superiori, dobbiamo sempre correre dietro ad un ideale sempre irraggiungibile, perché in un ambito o in un altro troveremo qualcuno migliore rispetto a noi, perché non c'è nessuno che ha tutto, nessuno. Anche il genio più geniale non ha tutto.
Se ci sentiamo sempre inferiori, è inutile spiegarlo perché mi capite. Ma voi vedete che già da piccoli i bambini hanno bisogno di sentirsi superiori e disprezzare gli altri, inclusi i docenti, inclusi i genitori, no? Penso al bambino a cui la mamma, un bambino in età di scuola primaria, a cui la mamma chiede per favore mi aiuti a preparare la tavola, e lui le dice: ma tu che cosa hai fatto stamattina che hai bisogno che io ti aiuti per preparare la tavola? Fallo tu, no? È un esempio tratto dalla realtà, non è immaginato, ma ne conoscerete molti di questi esempi. Quindi, saper accettare la propria fragilità è riconoscersi fatti della stessa sostanza degli altri e vivere la vita molto più serenamente, con molta più pace e più tranquillità, perché non devo essere altro, non devo essere superiore a nessuno e non devo sentirmi inferiore a nessuno. Poi, qui lo enuncio molto brevemente perché non abbiamo tempo, ma la consapevolezza della fragilità permette di sviluppare l'empatia. Questa qualità dell'essere umano che si sviluppa spontaneamente, dico sempre, sapete che l'occhio, la pupilla umana si dilata enormemente di fronte al volto del bambino, no? Automaticamente, senza che ce ne rendiamo conto, uomini e donne, anche se in misura diversa, dilatiamo la pupilla quando vediamo un volto infantile. Perché? Perché siamo nati per prenderci cura degli altri e la vulnerabilità in noi provoca persino questa reazione fisica, no? Che è alla base della capacità relazionale. Ma che cosa fa felice l'uomo? La stima di sé in ciò che fa, nel lavoro inteso in senso generale, e la capacità di voler bene. Lo diceva persino nonno Freud, che per molti aspetti è superato, ma che in questo ha ancora ragione. E le neuroscienze dicono che fare il bene ci fa bene. Quindi l'empatia è non solo una dote, ma anche un aiuto per l'essere umano. Ma non si sviluppa se non c'è una consapevolezza della propria fragilità. O se si sviluppa solo nelle forme infantili. Il bambino è empatico in questo senso, che magari si intenerisce di fronte al cagnolino e poi passa il signore Gobbo e dice alla mamma: guarda quel signore come Gobbo, no? Magari anche gli adulti, no, si entusiasmano quando c'è il terremoto e partono per aiutare, però tornano a casa e trattano male la moglie, tanto per dare un esempio concreto. Quindi l'esperienza della fragilità fa maturare la resilienza prima e l'empatia. E poi, ultimo punto, l'esperienza della fragilità permette lo sviluppo di due dimensioni fondamentali per la felicità umana, che sono la fiducia e la speranza. Senza fragilità io non posso fidarmi dell'altro. Perché? Perché se sono onnipotente non ho bisogno di nessuno, no? E nella nostra cultura purtroppo emerge questo individualismo che vuole illuderci di essere autosufficienti. Ma paradossalmente il percepirsi autosufficienti non fa sviluppare, blocca lo sviluppo
della fiducia dell'altro. Infatti viviamo in una società di gente sospettosa e il blocco della fiducia ci pone in una situazione di estrema fragilità, perché prima o poi noi avremo bisogno. E se non sappiamo credere a nessuno o fidarci di nessuno, quel momento sarà drammatico. Ho sintetizzato molto, ma il pensiero di fondo è questo. La negazione della fragilità impedisce lo sviluppo della fiducia, che al contrario è la base solida su cui costruire l'esistenza. Infatti, la prima fase dello sviluppo, secondo Erikson, è proprio la crisi, fiducia e sfiducia. E poi la speranza. Noi dobbiamo sperimentare la fragilità per poter sperare, perché se abbiamo tutto non abbiamo bisogno di sperare in qualcosa di meglio, no? Però la speranza è un atteggiamento, una categoria mentale che ci permette di vivere, di sopravvivere innanzitutto, ma poi di vivere e di affrontare i momenti difficili. C'è un medico italiano, Fabrizio De Bernardi, che è un esperto mondiale in placebo, che ha scritto un libro molto interessante, La speranza è un farmaco. In questo testo De Bernardi sviluppa come, dimostra come la speranza è in grado di innescare nella nostra mente gli stessi meccanismi della morfina. La morfina placa il dolore e la speranza ottiene gli stessi risultati. È interessante, eh? Interessantissimo. Però noi non possiamo sperimentare la speranza se sentendoci onnipotenti e capaci in tutto, non abbiamo qualcosa di positivo da attendere. Perché la speranza è questo, no? Adesso mi trovo in una situazione frustrante e difficile, ma c'è un futuro rispetto al quale posso sperare, posso desiderare che la situazione migliori. Inoltre, e lo dico a voi che siete docenti, De Bernardi dice che le parole di speranza sono come delle frecce capaci di colpire il giusto bersaglio, cioè quelle aree cerebrali che producono nella persona effetti positivi. E il bambino ha bisogno di parole realistiche, vere, ma che non occultano la verità e il limite, che non conoscono la fragilità, ma nello stesso tempo che gli permettono di sperare, di nutrire desideri, di incentivarlo a desiderare sempre di più. Se non sbaglio, e con questo concludo con un piccolo ritardo, me lo perdonate, lo abbiamo anche iniziato dopo, se non sbaglio, Pietro Poggi Charmé, quello psicologo che ho citato prima, dice che un adulto che non offre a un adolescente motivi per sperare è un assassino. Credo proprio usi questo termine, ma sono sicura che il senso delle sue affermazioni è questo. Bisogna aiutare a sperare. E quindi non si può più dire non ce la farai mai, sei incapace di niente, eccetera, eccetera, eccetera.
ma non si può nemmeno negare la realtà. Quindi, per concludere, senza la fragilità non saremmo pienamente umani. E questo bisogna trasmetterlo con un approccio educativo adeguato ai bambini, perché non abbiano paura della loro fragilità, non si spaventino, ma possano credere che oltre al limite in loro c'è molto di più, quel di più che gli permetterà di crescere e di diventare in gamba. E con questo concludo. E mi appresto a rispondere alle vostre domande. C'era forse la domanda. Sì. Di allattare il bambino su richiesta, cioè appena lui fa dalla testa, non è la vendita, però è collegato con il discorso che faceva lui. Una volta invece mia mamma diceva che non era così, si mangiava a orario come si fa con gli altri bambini, ma magari contestato. E quindi io mi chiedo, mi chiede, la frustrazione non dovrebbe essere già legata appena All'allattamento. si nasce, quindi anche la frustrazione, ovviamente la frustrazione può essere solo questo, cioè aspettare un attimo che arriva il pasto. E ovviamente con la crescita fai subito il livello di frustrazione, perché arriva la crescita. Quindi c'è una Posso frustrazione che dirti? non capivo bene, volevo sapere se poteva essere collegata. Sì. Io sono retro, probabilmente, non lo so, però io non sono assolutamente d'accordo. Io credo in questo principio che non è mio, ma a cui aderisco non al 100, ma al 1000%, che è la gratificazione crea la relazione, la frustrazione crea la struttura. E sono convinta che questo valga dai primi mesi di vita. Ora, penso che un tempo ci fosse forse un eccesso, cioè di rigidezza, bisogna aspettare assolutamente quell'ora per. Però io personalmente non sono d'accordo con queste teorie, ma anche perché hanno avuto delle evoluzioni drammatiche. È un caso eccezionale, però io ho saputo di un bambino di 8 anni che ancora alzava la maglia della mamma e succhiava la tetta della mamma, eh? E l'ho saputo da un'altra mamma, perché questo era il figlio di una vicina di casa, che si accorta che questo bambino insegnava giochi erotici al suo bambino piccolo. Per fortuna si è resa conto, certo, questo è un caso patologico, però quello che secondo me manca è il percepire la strutturazione della vita come un aiuto. La nostra cultura legge la struttura come un'imposizione indebita, mentre un minimo di struttura è un aiuto per il bambino che riesce ad orientarsi nel mondo. Sì, anche un po' il discorso che ho fatto da lei, io sì, sono meno stretta, perché vicino alla solitudine della realtà. Certo, è più vicino allo star male. Certo, ma è proprio questo. La regola è un'imposizione, ma no, ne ha bisogno. Necessaria, cioè, una sana Sì, costruzione una mia di carissima amica mi raccontava, siccome sta vicino ad una scuola materna, mi raccontava di una mamma di un bambino di 3 anni che ai primi giorni della scuola materna, vicino a lui che piangeva disperatamente, gli diceva: "Ma cerca di capirmi, cerca di capirmi. Se arrivo in ritardo al lavoro,
che cosa dirà il mio capo ufficio? Cerca di capirmi. Ma come può capirla? Come può capirla a 3 anni, no? Cioè, questi bambini sono trattati come adulti e ci si sente in colpa se si dicono dei sì e dei no. Ma i sì e i no sono i paletti che orientano la vita, anche perché è impossibile non dire no. Ma voglio vedere se non dici no quando mette le dita nella presa, no? E allora, se questo vale per questo tipo di pericolo, può valere per il cibo, può valere appunto per lo svezzamento. Non è vero che il bambino ha dentro di sé i criteri per valutare. Non è un adulto, è un bambino. Certo, come vi ho detto, ho fatto una lunga riflessione dopo aver sentito quel papà marocchino che rappresentava un po' il papà degli anni 30, 40 da noi, che sgridava quasi ferocemente. Però non passiamo da un eccesso all'altro. Un minimo di orientamento. Ecco, un minimo di orientamento. Certo, non farei patire un lattante, se si vede che proprio ha fame, però che tu passi la notte nuda sul letto, ogni volta che vuole prendere la teta, la prende, questo mi sembra personalmente eccessivo, poi si può obiettare. Però, ecco, a mio favore direi, guardate come sono gli adolescenti di oggi e i bambini di oggi, hanno oggettivamente tanti problemi. Soprattutto, spesso sono bambini tristi, L'altra domanda. Ma la domanda era la scuola di apprendimento. No, bisogna delle scuole, anche quindi non ci riguarda qualcosa. Però, mi viene in mente questo discorso della arma e violenza, che non siamo, cioè, certi genitori non sono in grado di dire no, se non riesci a fare le cose, non bisogna sempre puntare in alto, perché lui comunque la faccia, no? Qui, per fortuna, in Italia forse non sono stati farmaci, però in America so che l'altra è la vita che è fatta per la tua volta. Specialmente anche a ragazzi che in realtà non avrebbero bisogno, ma ritengo per le prestazioni virtuali, perché lì c'è una scuola diversa, visto che c'è la condizione di sportiva molto alta, c'è un ordinamento diverso di questo. E io mi chiedo anche questo: bisogna per forza fare il massimo, però avendo questo aiuto, cioè non male più fare un po' meno, ma con le due forze, però altrimenti loro non riescono a recedere in tutto. Certo. Sì, che poi bisogna vedere se è un po' meno, magari è un po' diverso, no? Perché, per esempio, gli ADHD hanno altre capacità, altre forme di intelligenza, ma anche in Italia si ricorre al farmaco. Ho l'esempio proprio recentissimo, figlia di amici. Il papà è militare, quindi è all'estero, e chiaramente la bambina è in un momento di difficoltà. Ma è in un momento di difficoltà perché i genitori, prima della partenza, si sono talmente preoccupati di quello che avrebbe vissuto la bambina, poiché il papà andava via per un certo numero di mesi, che le hanno indotto un'ansia che adesso in lei si manifesta come vomito. Ma è semplicemente l'ansia indotta dai genitori che per mesi si sono domandati come vivrà questa separazione, mandata dal neuropsichiatra che ha detto alla mamma: la bambina è depressa, e gli ha dato il farmaco. Ma la bambina non è depressa, la bambina esprime da una parte l'ansia della madre e poi richiede più attenzione. Quindi il discorso di questo genere, alla fine torniamo alla proiezione dell'adulto, perché ci siamo chiesti quanto tempo è che di eccellere nello sport. Niente, magari. Se un raggio al pallone, se qualcuno non ti dice devi essere primo, lui si diverte nel tirare il raggio al pallone,
Sì, magari altre capacità. Cioè, era una cosa in yoga di nuovo da non riescire il desiderio. Sì, il prolungamento del sogno. Capì? Loro stessi poi, una volta che sì, io ho fatto esperienza, forse ho fatto esperienza con gli stranieri, molto spesso, soprattutto nella comunità albanese, per il discorso del calcio, come scatto sociale, funziona tantissimo, perché spesso sono proprio spinti tantissimo dalle famiglie, quasi come se essere bravi nello sport potrebbe permettere loro di avere il riscatto Sì, sociale. sì. E lo stesso vale per la scuola, Sì. vengono massacrate le famiglie perché loro devono essere più bravi a scuola, perché la scuola viene vissuta Come in modo come il precedente. riscatto sociale. Si innesta poi un altro meccanismo diverso, no? Sì. Sono molto rispettosi con gli insegnanti, ma nello stesso tempo però non concedono ai propri figli di avere magari delle perché loro Sì. sperano questo È un riscatto sociale. poter superare le difficoltà. E a proposito Posso dire una cosa? Ma giustamente anche il bambino lo fa, diceva, se non ho capito male. Ma perché se io sono il prolungamento del sogno di un altro, mi identifico in quel sogno? Se la sono fatta poi loro, quindi da togliere. Ma È difficile. il paradosso della nostra cultura. I pediatri dicono metta sul seggiolone i cibi di diverso colore, il bambino sceglierà che cosa mangiare, se lo mangerà con le mani. Poi arriviamo a 7 anni, quello che, beh, a parte i problemi relativi all'alimentazione, ma devi giocare a calcio, cioè su quello in cui il genitore può intervenire, e magari in un modo un po' più morbido rispetto ai miei genitori, il concetto però rimane vero, o mangi questa minestra o salti dalla finestra, il genitore non deve intervenire, devi scegliere, poi il bambino sceglie, butta per terra e si lascia fare tutto. Poi per il sogno del genitore è costretto, è paradossale. Anche sul cibo Sì, chi è che mi diceva in una scuola materna? Ah sì, Lucia. Nella sua scuola materna, no, nella sua scuola elementare, alla mensa, su non so quanti bambini, uno solo ha preso la carne. ma se gliela danno a se gliela danno è tagliata, anche se ti piccoli, Sì. ma Masticata. nascosta dentro un pappone di minestra. Adesso vediamo. No, comunque, a proposito del discorso sul quale sono molto d'accordo dell'eccessiva diagnosi di DSA, io sono una delle poche insegnanti di scuola primaria presenti, faccio mia colpa, perché noi insegnanti di scuola primaria vorremmo che i bambini facessero tutti insieme la stessa cosa che assolutamente non può avvenire. Quindi poi il bambino avrà i suoi limiti, anche se non è DSA, avrà un tempo diverso dal nostro bambino e questo lo dobbiamo accettare, perché se non accettiamo questo non possiamo fare niente. È un lavoro difficile proprio per quello, no? Allora, non possiamo avere 35 insegnanti di sostegno perché abbiamo 35 bambini, oltre al fatto che abbiamo 35 insegnanti di sostegno anche con me, ma comunque, quindi è un pochino la parte anche nostra, nel senso che non esiste la linea, come non esiste. E penso che la stessa cosa per i genitori ce l'abbiamo noi, cioè io non sono, cioè gli alunni non sono prolungamento della mia organizzazione come Sì. insegnante, ma sono dei bambini che fanno quello che possono, cioè, cerchiamo di valorizzare il loro.
Certo, infatti qui c'è un'altra domanda che anche gli insegnanti devono accettare le fragilità dei loro alunni, non tutti sono soldatini, certo. Ed è difficile accettare la fragilità dell'altro. Mi avrei detto che la tua giovane non sa leggere ancora, io una terza non sa ancora leggere le cose. Facevamo leggere un pezzo di storia, lezza, la notte dice vuole leggere, non mi spiace perché tu sei molto bravo a insegnare, perché è bravissimo, ma leggere la tua voce e la tua via, perché tu la tua voce non si dice, a un certo punto potrà accettare Rachele che non può leggere l'altra voce, io potrò accettare che Rachele probabilmente l'altra voce non leggerà mai anche la tua della quinta, cioè accettiamolo, diciamocelo, da te farai i disegni e Andrea leggerà la tua voce, forse è questa un po' la soluzione. Cercheremo di vedere come potrà imparare a leggere. Sì, sì, sì. Sai, il problema anche qual è? Che magari trovi la mamma che farà la scelta a te e non fai la leggere. E io lo so, a un certo punto sono io la professionista. No, sì, ma magari all'infanzia, noi siamo solo... La svilupa, noi siamo solo la svilupa. Quando si può leggere che il bambino ha difficoltà, ma no? Perché quando gli dici... dice, ha questa difficoltà, dopo che viene difficoltà e dice, vabbè, ma se c'è solo quello, vabbè, se non lo vuoi vedere tu, non lo vediamo neanche noi, e che ne facciamo? Certo. Bisogna fare attenzione con le mamme a dire che non c'è solo quello e a dire, come dice, si diceva prima, è molto brava in disegno, ma no. Farlo ai genitori. Ai genitori, ma non per i docenti, anche per le famiglie. Perché allora alcune cose che noi pensiamo siano ovvie, per loro non lo sono. Ma il bambino re, secondo me, quello è il vero problema. Anche perché spesso i genitori, gli adulti in generale, sono frustrati nella nostra società. Sono frustrati perché vivono in un mondo che mette sempre davanti ai loro occhi delle mete ulteriori che non riescono mai a raggiungere e perché non hanno degli elementi saldi a cui aggrapparsi. E allora, vedete, il figlio è programmato, pensato per essere l'esaudimento dei loro sogni. L'esempio che vi facevo prima della bambina, no, che reagisce vomitando all'assenza del papà, una famiglia a cui voglio un gran bene, però è il chiaro esempio di una coppia che non ha potuto, per motivi economici, realizzarsi nonostante le capacità intellettuali, soprattutto del papà, quindi ha dovuto adattarsi a entrare nell'arma, cosa che non era il sogno personale, e la bambina è diventata il sogno. Già si pensa quando andrà all'estero, farà l'università, a darle tutto. Anche quello che i nostri ragazzi complichiamo, ed è quasi colpa loro, quando un ragazzo adolescente deve scegliere il suo percorso di vita, non lo può scegliere in base alle sue cose personali, ma in base al lavoro che troverà. Ma cioè, a un certo punto, cioè se uno non capisce niente di matematica, vuol dire magari non può fare ingegneria anche se è più facile che un ingegnere trovi lavoro, magari farà lettere anche se fa solo professore, però vuol dire supposto che sia solo. Sì, capisco, dalla parte dei genitori. Io devo scegliere il mio percorso di base, ma in base al fatto se trovo lavoro. Certo, per la scuola devi umanizzare. Invece loro pensano che debba essere così, che non è guardato su
Perché io penso che il discorso secondo me è ancora diverso, cioè partendo dal tuo, cosa succede? Io chiedo alla mamma, alla scuola di infanzia, che mi guardi il mio bambino come lo guarderei io, perché io non sono riuscita a far fare quelle autonomie necessarie per poter inserire in modo efficace in mensa, in bagno, alla mamma, in una comunità educante che è. E quindi siamo di nuovo da capo, perché noi posizioni molto attende tra fanno i bambini che mangiano via tutto, ma tanto pensavo che venendo a scuola glielo insegnate voi, esatto. Ma se no, questa è la realtà. Quando decidi consapevolmente tu a tutti di iniziare un percorso in una comunità di un campo, un bambino di 3 anni, perché decidi? Era di diventare una famiglia, era di diventare una figura, perché tantissimo motivo. Devi preparare. Devi inserire, devi dare un altro dei mini strumenti per fare un inserimento efficace. Qui noi facciamo dall'altra parte, siamo a decidere. No, perché no, in effetti sono aumentati i bambini che avevano scuola per bambini. 10 anni fa non ne arrivava uno, adesso arrivano a uno. Ma è proprio la famiglia che non è più in grado di togliere. Ma forse perché il criterio è lo stesso del cibo, cioè la spontaneità. Il criterio è la spontaneità, quasi che, perché è proprio una concezione antropologica, cioè quello che dicevo prima rispetto all'épanouissement, intanto l'essere umano ha in sé tutto quello che gli è necessario per svilupparsi. Il mondo esterno deve solo favorirlo. È la psicologia umanista, ma secondo me è un'illusione. Allora, vedo una mano alzata. Io ho niente questa riflessione. Io adesso sono quasi con la sua attenzione, ma io penso che la mia generazione sia stata un po' una transizione tra un modello territoriale molto autoritario, sì. Che non ci è piaciuto, e nella nostra crescita abbiamo pensato che doveva essere diverso. E quindi abbiamo cominciato a fare genitori senza un modello genitoriale valido, sì, sì. Siamo un po' dovuti inventare, no? Quello che vive. Quindi, secondo me, ci vorranno adesso 2 o 3 generazioni per trovare l'equilibrio, che trovi un modello efficace, perché effettivamente se non ti piace quello che è stato, nessuna generazione ti piace totalmente quello che è stato, però mi sembra che in questa epoca sia successo questo lavoro. Sì, sì, senz'altro, sono d'accordo anch'io. Ma cito di nuovo il genitore marocchino, perché abituata, inserita in questo contesto, mi sono detto, mamma mia, come potevano essere severi i genitori, che non succeda mai più che un genitore non picchiava, era solo verbalmente severo, ma non sono abituata più a sentire dei genitori che si esprimono così. La Ternenke dice che c'è stato un processo di papaizzazione, cioè dal padre c'è solo più il papà. Ecco, siamo passati all'eccesso, perché è bellissimo che ci sia il papà, è bellissimo che il padre possa, ma ci deve essere anche il padre, è questo. E ha detto una cosa giustissima, bisogna trovare l'equilibrio fra queste 2 dimensioni. Però il modello che finora non so mai questa generazione, cioè alla fine era giusto, perché io mi trovo a lavorare con gente molto grande di me, però io condivido il loro modo di educare, perché io sono stata educata in questo mondo. Quindi dico, se io non ho genitori, avevo una situazione felice, come anche il corpo di mia madre, e di mio padre, di quello che è successo 50 anni fa, però vedo adesso che mi
quindi la mia età io non continuo il loro, ma continuo quello precedente. Quindi io mi chiedo, alla fine, anche se sono andato un po' a casa, forse senza un modello, hanno fatto giusto con noi, ma noi, noi come età, non riusciamo a applicare questa educazione del. Io condivido un equilibrio, ecco, un equilibrio, perché beh, se penso alle cose, beh, mio papà sarebbe, non è impossibile che viva, avrebbe più di 100 anni, però se mi raccontava di suo padre, mamma mia, cioè non tanto non era manesco suo padre, però quando lui combinava qualcosa che il nonno riteneva grave, aspettava un po' di giorni per punirlo. Io ho sempre pensato che mio papà ha già fatto il purgatorio in vita da bambino, no? Per noi sono crudeli questi metodi che all'epoca invece potevano essere normali. Io non ritornerei al passato assolutamente, c'era qualcosa di rigido. Io ringrazio che nella mia educazione insieme alla struttura c'è stata la tenerezza, ecco. Però adesso c'è. Ma secondo me le cose adesso sono figli. Sì, non sono autorevoli. Non sono, in effetti, delegano poi ad altre strutture come può essere. Deve dare sì. Nonno, la funzione del nonno non è la funzione del genitore. Non sono autorevoli. Sono ancora figli dei loro genitori. Sì. Questo rapporto un po' malsano tra nonni e genitori, non è perché a volte è più leggere il nonno che non il genitore. Eh sì, anche se in base all'esperienza professionale devo dire che i nonni hanno salvato tantissimo. I nonni hanno salvato perché. Sì. Perché sono dei riferimenti stabili. No, se il figlio prende il riferimento, il genitore sarà un altro bambino adulto. Sì, non è sano che sia così. Ecco, io credo. Ma secondo me quello è un altro problema. Perché il genitore che si trova con la regina, sì. Cioè, probabilmente tu sei adesso adulta, ma della nostra generazione magari ci sono tanti che sono rimasti comunque bambini adulti. Sentiamo. Anche nella realtà attuale dei bambini sono molto confusi questi bambini, nel senso che non avendo più questo riferimento, faccio un esempio sui no, in questo momento abbiamo tantissimi bambini che dicono dei no senza senso, solo da prendere la prova l'aspetto. È narcisismo. Perché c'è una mentalità proprio perché appunto la spontaneità è il criterio pedagogico e poi perché il no è più faticoso. Purtroppo il no e il limite sono più faticosi. Poi appunto dei. Sì, bisogna cercare l'alleanza. Ma quello che voglio che chiedo è come possiamo intervenire fino a che punto possiamo fare un intervento che sia utile senza sottrarci, perché purtroppo, come dicevamo prima, i genitori lo accettano come loro. Ci sono diversi, io non dico che sono tutti così, perché ci sono genitori che ne hanno proprio bisogno e se ne rendono conto. E allora in quel caso diventa facile, perché sì. Diventa una collaborazione che dovrebbe esserci con tutti i genitori.
cui dei rimandi vanno assolutamente dati al genitore, perché sono spersi loro. Poi ovviamente troverà il genitore che rifiuta, no? E che è talmente narcisista o talmente egocentrico che non accetta niente al figlio. Però, come diceva lei prima, è importante questa applicazione. Sì, sì, forse sì, con i genitori è importante mettere sempre le questioni, mettere sempre alla base delle questioni qual è il bene, mandare il messaggio, cerchiamo insieme qual è il bene. E io lo proporrei soprattutto attraverso le domande, gli interrogativi, mi sono chiesta, perché una delle grandi scoperte che io ho fatto come psicoterapeuta è questa. Il tono è la cosa più importante. Cioè, ad un certo punto, dopo qualche anno in cui il tono della voce, il modo di presentare le cose, dopo un po' di anni di psicoterapia mi sono resa conto, ma come? Gli ho detto una verità difficile da digerire, un rospo difficile da mandare giù e l'ha accettato. E poi una cosetta che a me sembrava magari detta in un tono un po' più diretto, e guarda quante foglie di fico escono fuori. È perché noi siamo sensibili all'emozione ancor prima che al contenuto razionale. Quindi bisogna fare molta attenzione. Soprattutto le mamme sono subito sulle difensive e quindi bisogna fare attenzione al modo in cui riusciamo a convogliare un messaggio, a esprimere un parere. E poi attenzione, perché non tollerano la critica, quindi bisogna prima fare l'elenco delle 10 virtù per far emergere un piccolo limite. E questa è un'attenzione importante, però partendo da questa base che è normalmente è una base comune, cioè insieme cerchiamo il bene. C'era una battuta sui servizi di neuropsichiatria, anch'io ritengo che certe volte ci sia. Quello di Asti è il peggiore perché non siete venuti a Vercelli. Mamma mia. Sì, purtroppo, poi ci sono dei neuropsichiatri infantili in grandissima, però ci sono, ma non sono dei servizi pubblici. Raramente, sì, ho dei servizi pubblici, ho visto anche alcuni sono scurati. Anche per i bambini disabili, con difficoltà ci sono dei seriali, che sono messi in Europa, e quelli di serie B che devono protestarsi. Tanto su questo non c'è altre domande, abbiamo già usato più tempo del previsto, c'erano altre domande, altrimenti ci vediamo il 16. Grazie. Io vi ringrazio, siete un'assemblea molto vivace, mi sono sentita molto bene. Grazie a lei. Sì, ma io fluttuo.